Vago, si ha sempre l'impressione che siate già un passo avanti rispetto al regolatore. No, siamo dei professionisti che lavorano duramente, perciò che sanno e devono sapere quali sono i problemi da affrontare, dobbiamo anticiparli. La transizione ecologica è importante, io su Genova sto parlando con i comitati cittadini per fargli vedere esattamente tutta la tecnologia che stiamo mettendo nelle navi ed è giusto che portiamo la problematica al tavolo politico perché il tavolo politico possa non solo in Europa, ma anche a livello romano, iniziare a dettare dei tempi, dei modi e delle soluzioni che siano veramente sostenibili, fattibili in maniera concreta. Con la tecnologia, con l'investimento, con l'ingegneria siamo riusciti con piccole soluzioni tecnologiche ad aumentare, a migliorare l'efficienza energetica delle navi. Una nave consegnata 10 anni fa, una nave consegnata oggi, il 50% di migliore performance. E questo chiaramente lo facciamo con la tecnologia, io lo dico sempre, possiamo arrivare al 70% di soluzione finale nel netto CO2 per il 2050, ma l'ultimo miglio, l'ultimo ostacolo è quel 30% che deve essere dall'avere accesso a combustibili di nuova generazione che siano sintetici, bio, perché quello è l'ultimo problema che abbiamo, non possono più essere fossili. Io all'Europa dico perché dovete tassare il consumo, imponimi di utilizzare, no, la fornitura e la domanda. Noi abbiamo costruito una nave LNG, GNL, perciò ho la richiesta di avere il consumo, l'availability di GNL. Questo vale in qualsiasi economia, cioè creo la domanda per nuovi fuel di nuova generazione che mi diano la possibilità di arrivare alla soluzione finale. Si è parlato anche di formazione. Voi a proposito del personale, fate fatica in Italia a trovare professionisti o no? Assolutamente sì, formazione è importantissima, abbiamo bisogno di scuole, scuole alberghiere, scuole tecnico-nautiche che fanno crescere i ragazzi. Abbiamo una professionalità oggi come oggi molto più importante perché abbiamo dei ragazzi che vivono in condizioni estremamente confortevoli, no? Hanno l'internet, ormai con i satelliti, perciò diciamo, la vita di mare non è più dura come una volta, però ci vuole la formazione che ci crea questi ragazzi, che racconti la storia e che faccia capire che in un'azienda come la MSC puoi crescere verticalmente con una carriera da ufficiale, con un mestiere, arrivare comandante, ma poi anche orizzontalmente per diventare un manager, per lavorare nei porti, nei terminal, nella logistica, cioè un'opportunità in tutta la filiera dello shipping di fare una carriera, avendo la professionalità, però bisogna partire dalla conoscenza del mare. Ed è lì che abbiamo bisogno della formazione.